Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Passione Brindisi, senza calcio giocato, ma con una settimana che arriva particolarmente impegnativa per la formazione biancazzurra. Tre gare che si giocheranno: domenica al Fanuzzi contro il Casarano, mercoledì invece sul campo dell'Altamura e poi domenica prossima ancora in casa contro il Gravina. Intanto non mancano le novità societarie e qualche polemica che affronteremo comunque questa sera insieme. Ciao Cristina. Ciao Davide, buonasera e ben ritrovati a tutti. Avremmo potuto e voluto evitare quest'anno le polemiche, ma in realtà pare che ci inseguano. Non ci hai voluto lasciare perché avevamo detto venivi, Sì. non venivi, comunque c'è Cristina, farà così, è libera, Certo. quando vuole ci sarà, Battitore quindi ci libero. sarà quasi sempre in sostanza. Ciao Giancarlo, ben ritrovato. Ciao, ciao a tutti, buonasera. E vado a salutare subito il nuovo vicepresidente del Brindisi, Damiano Pozzessere. Ben trovato, Damiano. Buonasera, buonasera a tutti quanti, buonasera. Allora, Cristina, facciamo un passo indietro, rivediamo il servizio proprio di presentazione di Damiano Pozzessere come vicepresidente, così partiamo da quel punto, partiamo dal suo nuovo ingresso con questa carica societaria e poi faremo anche il punto con quello che è successo in queste ultime ore con anche un comunicato dell'Associazione per Brindisi. Ma partiamo dalla conferenza stampa di presentazione. Damiano Pozzessere è il nuovo vicepresidente esecutivo del Brindisi Calcio. Lo ha comunicato e presentato ufficialmente a stampa e tifosi il presidente Daniele Arigliano. Un nuovo importante passo in avanti nella costruzione del nuovo progetto sportivo, ha detto il numero uno biancazzurro. Damiano ha un aspetto che lo contraddistingue da tutti i direttori commerciali, che è il ruolo che lui ha ricoperto finora e che gli abbiamo chiesto di continuare a ricoprire, perché lo svolge egregiamente, è sempre alla ricerca di sviluppare nuovi progetti. Quindi in buona sostanza non trova lo sponsor o il partner commerciale per il gusto di farlo, per portare introiti all'interno delle casse societarie. Lo fa per costruire un progetto, per mettere anche il partner nelle giuste condizioni di rimanere soddisfatto e quindi fidelizzato alla squadra, perché fondamentalmente quando si parla di progetti a medio-lungo termine è proprio questo il fattore da seguire, ovvero fidelizzare il partner. A non essere uno sponsor sporadico per una singola stagione o per un singolo evento o per una singola iniziativa, ma cercare di farlo affezionare e comunque renderlo parte integrante dei progetti societari. Ma perché Pozzessere ha accettato il ruolo di vicepresidente? Lo spiega ai microfoni di Antenna Sud. Non ci sono altri motivi se non una vera passione verso i nostri colori, verso la nostra città. È un segno di riconoscimento verso una città che per noi è importante, per me personalmente è importantissima. Al di là di quello che saranno i risultati sul campo, che ovviamente ci si augura possa essere la permanenza in Serie D, c'è già un piano, una programmazione guardando al futuro. E Pozzessere sta dando già una mano su questo fronte appunto organizzativo. Sì, indirettamente con le aziende che lavorano con noi, noi stiamo già dando una mano al Brindisi Calcio e in proiezione futura non possiamo far altro che lavorare senza proclami, lavorare cercando di coinvolgere quante più aziende possibile nei nostri progetti e per ambire a traguardi che questa piazza sicuramente merita. E questo era il servizio di presentazione. Damiano, dicevamo prima, ovviamente cambia ruolo in società, la tua presenza c'era già dall'inizio della programmazione di questa estate, un impegno sicuramente più concreto e che ti occuperà sicuramente di più per il presente, ma forse più per il futuro. Sì, ci siamo presi questo impegno perché serviva comunque cercare di trovare un collante maggiore fra le aziende presenti sul territorio e la società SS di Brindisi. Mi auguro che questo cambio di ruolo possa trasmettere un attimino più di tranquillità per quanto riguarda l'assetto societario già presente e soprattutto dare delle garanzie a chi si avvicina al Brindisi Calcio, perché il nostro obiettivo è quello di far diventare la nostra squadra la squadra di tutta la città e non solo di una parte della città.
serve coinvolgere, come ho detto ieri in conferenza stampa, le aziende, le strutture, tutti quelli che possono aiutare questa squadra per diventare sempre più forte, per raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci siamo comunque ideati col tempo e cerchiamo di proseguire nel migliore dei modi. Sì, tranquillità, al momento non si è riuscita sicuramente a trovare, prima di sentire il tuo servizio, visto che tu eri in conferenza stampa, hai seguito per noi appunto questa presentazione, ti faccio anche un po' riassumere qui in studio e poi lo sentiremo anche nel servizio cosa è successo, quali sono state le dichiarazioni del Presidente, alle quali poi ha risposto proprio poche ore fa l'Associazione per Brindisi. Sì, io intanto partirei dall'atmosfera che si è respirata proprio in questa conferenza stampa. Non si vedeva da tanto tempo in realtà. C'è tanta fiducia nell'entourage biancazzurro, grazie anche a questa nuova figura che adesso avrà il compito ovviamente di riportare con le sue idee, insieme a quelle del presidente Rigliano, di Dario Stefanelli. Insomma, si è parlato di un cambio generazionale, parlando anche di età media della società che è a pari passo con quella della squadra, non è altissima, per cui le idee sono tante. Poi però inevitabilmente un passaggio da parte del presidente Daniele Rigliano si è fatto sui soci di minoranza, senza ovviamente fare dei nomi specifici. Il presidente Rigliano ha detto Diciamo sono solo due, quindi era certo, facile e intuire. comunque era quel Sì, sì, sì. 25% che in realtà e dall'altra parte, diciamo, il presidente ha detto il Brindisi è tutto sulle mie spalle. Probabilmente qualcuno ad inizio stagione sperava che io non arrivassi a questo punto, che già a ottobre mollassi per disperazione, ma così non è, andrò avanti contro tutto e tutti, eccetera, eccetera. Però ha sottolineato quella 25% aveva contribuito all'iscrizione del Brindisi in serie D. E questo è il passaggio molto in sintesi di quello Allora, che ha detto il completiamo Presidente. questo passaggio con la risposta dell'Associazione per Brindisi, come dicevamo, arrivata poche ore fa. Lo sintetizziamo in questo servizio e poi ascoltiamo, ovviamente, chiediamo anche il commento a Damiano Pozzessere. Ascoltiamo. Botta e risposta tra il presidente del Brindisi, Daniele Rigliano, e i soci al 5% del sodalizio biancazzurro, l'Associazione per Brindisi. Nella conferenza stampa di ufficializzazione del neo presidente Damiano Pozzessere, il presidente Rigliano si è soffermato su quello che al momento è il ruolo recitato dai soci di minoranza, a suo dire, pari a zero. Sia chiaro, ha detto Rigliano, che il Brindisi si regge completamente sulle mie spalle. Bassi e per Brindisi hanno solo contribuito all'iscrizione. Probabilmente non credevano che io sarei riuscito a prendere il 75%, continua il presidente biancoazzurro. Andrò avanti contro tutto e tutti e a sentire quello che dicono i giocatori, stanno andando avanti bene. In questo momento molto delicato per le sorti calcistiche della squadra della nostra città, impegnata in una difficile lotta per non retrocedere nel campionato di eccellenza, ci spiace dover rispondere, nostro malgrado, alle affermazioni per niente meritate di chi dal torto vuole passare alla ragione. Ossia, chi in qualità di socio, anche se di maggioranza, ha sempre deciso tutto in autonomia, senza mettere mai al corrente gli altri soci delle decisioni prese nella gestione della società, e per questo doversi sentire un maggiordomo, come lui stesso ha affermato. Sono queste le dichiarazioni di una nota stampa rilasciata nelle ultime ore dalla Per Brindisi. Al socio Rigliano non è chiaro che l'Associazione Per Brindisi, continua la nota stampa, non è il suo bancomat, e se in passato la stessa ha versato molto più di quanto dovuto per la sua fetta del 5% delle quote societarie, lo ha fatto perché si è sentita facente parte e coinvolta nelle dinamiche della società. Allo stato attuale, l'Associazione per Brindisi, alla luce di queste incomprensioni tra soci che nulla di buono promettono per un sereno proseguo del campionato in corso, come dei successivi, esprime la propria volontà di cessione delle quote in proprio possesso, lasciando le stesse a disposizione di eventuali subentranti o dello stesso socio, signora Rigliano. Allora, Damiano, ti chiediamo subito se ti aspettavi una situazione del genere che in parte tocca anche la tua nomina e come avete preso questo comunicato.
Dal punto di vista personale posso soltanto dire che innanzitutto non sono argomenti di cui posso discutere io, perché è una questione puramente legata al presidente Arigliano e all'altra parte della società. Dal punto di vista personale posso dire che io, da quando ho iniziato questa avventura nel Brindisi Calcio, non ho mai avuto il piacere di parlare col signor Bassi. E per quanto riguarda la Per Brindisi, ho avuto degli incontri casuali allo stadio con i suoi rappresentanti, ma nessuno mai, nessuna discussione in merito all'assetto societario è stata fatta con me. Quindi, dal punto di vista mio, posso semplicemente dire che è una cosa che mi dispiacerebbe se la Per Brindisi si dovesse sollevare dall'incarico che in questo momento ricopre nella società Brindisi, e decidono comunque di andare via e pensano che sia una cosa che porti del bene al Brindisi Calcio, non possiamo far altro che accettare la loro decisione. Dal punto di vista pratico, vi ripeto, la mia figura è semplicemente legata ad una crescita societaria, una crescita degli introiti da più punti di vista, quindi questo discorso, il discorso relativo ai costi di gestione di questa annata calcistica, sono cose che devono discutere i soci. Ecco, Damiano, invece, volendo spiegare anche un aspetto formale, no? Perché su questo fa anche riferimento l'Associazione Per Brindisi nel suo comunicato, nella scelta appunto di affidarti l'incarico di vicepresidente. Quando è arrivato questo incarico? È arrivato esclusivamente da parte del presidente? C'è stata comunque una riunione dei soci per affidarti questo incarico? Formalmente, com'è avvenuta questa nomina? Questa nomina è avvenuta come gratificazione verso il lavoro che io personalmente ho fatto per il Brindisi, per l'avvicinamento di più sponsor alla squadra e per quello che è il progetto futuro. La nomina è avvenuta sì tramite il presidente Arigliano. E vi ripeto, io entro nel Brindisi Calcio con questo ruolo senza alcuna quota societaria, proprio perché condivido appieno con il presidente Arigliano tutti gli aspetti della programmazione che ha fatto. E che abbia condiviso o no con la Per Brindisi o con l'altro socio non è un aspetto che io conosco, sinceramente. Ecco, Giancarlo, diciamo che sono delle dinamiche, dei confronti che abbiamo già visto in passato, no? Avevamo già visto nelle passate stagioni, anche di recente, quando anche l'ex presidente Vangone lamentava la stessa situazione, poi c'era la controrisposta, questo botta e risposta tra le parti. Gli equilibri societari sono diversi adesso, no? Perché comunque parliamo di un 75% e di un 25%, in attesa che poi il 20% magari faccia sentire anche la sua voce, anche se a inizio stagione l'aveva fatto con infatti è stato ribadito una anche, nota, certo. in questo caso, poi vedremo se dopo queste dichiarazioni vorrà anche chiarire ulteriormente la propria posizione. Certo, però, è un peccato, no, ritrovarsi sì. A dover ricostruire servizi del genere, oggi sì. Mi sembrava di fare un copia e incolla all'inizio del pezzo con botta e risposta, e quindi sì, era proprio il senso, è un flashback tra le parti maggioranza e minoranza che abbiamo già visto, forse in modalità diverse, come dicevo, con equilibri diversi, assolutamente sì. Però comunque nella sostanza non molto diversi. Sì, ma infatti, se non ricordo male, e aiutatemi nel ricordare, se non sbaglio, nel comunicato della Per Brindisi si fa proprio riferimento alla tempistica, cioè proprio in un momento come questo, sì. Dove dovremmo essere tutti concentrati su un obiettivo che qualche settimana fa sembrava quasi un'utopia, una chimera, sembra che ora tutto questo possa destabilizzare. Non credo che questo succederà, perché come si diceva prima, mentre prima c'erano dei soci, quattro soci, in maniera molto conflittuale, sì. Ora questo problema... Con equilibri sembra... anche molto diversi, esatto. Rispetto con percentuali agli praticamente quasi simili di acquisizione, esatto. Di soldi. Soprattutto mi sembra che in ogni caso la Per Brindisi, con i propri difetti o con i propri errori, ma anche con le loro capacità di voler essere appunto rappresentativi di una parte della tifoseria, va apprezzata, anche perché
la Per Brindisi è un'associazione che non ha scopi di lucro, nel senso che non sono imprenditori, quindi ciò che hanno messo lo hanno messo di loro, e ora non so neanche il numero, ma quelli che siano hanno messo delle risorse proprie, già per questo vanno apprezzati. Poi all'inizio erano molti di più, e, certo, e quindi era un progetto che sembrava anche bello, poi un po' è andato a suonare. Però c'è da dire che hanno avuto un ruolo che forse ora un po' si è diluito, e anche il fatto stesso proprio di questa decisione di stabilire un vicepresidente e a stabilirlo sia soltanto una parte, non è una cosa, magari ora mi sembra di aver capito che nella tua domanda fatta al vicepresidente tu volessi dire: ma è un ruolo ufficiale riportato nelle carte federali, sì, o è semplicemente una gratificazione che il presidente ha voluto fare ad un collaboratore? Come giustamente diceva anche una sorta di incarico fiduciario è probabilmente una domanda da fare al presidente, assolutamente, non... Ma infatti era, certo, giusto per rimanere, sì, però l'interrogativo è lecito, certo, ovviamente, così come quindi il loro ruolo, per quanto, ritornando a parlare per Brindisi, sì, ora come ora sembrava molto più di immagine, di impegno sociale, di passione per il Brindisi, e a mio avviso forse bene ha fatto, se ci sono questi problemi, se ci deve essere un uomo solo al comando, bene, a questo, sì, punto lo sia definitivamente, e che un'associazione che a loro modo ha dato qualcosa a questa società, non sentendosi coinvolta, è giusto che si faccia da parte. Io vorrei con anche intervenire, certo, che meritano. A proposito di questo, Davide, correggimi, sì, se sbaglio, probabilmente ricordo male, come dicevi prima, all'inizio stagione la Francesco Bassi, sì, ha già emanato un comunicato in cui diceva di far parte appunto di questo progetto, ma che le sue quote rimanevano, sì, comunque che non era nelle condizioni di proseguire il sostentamento, eccetera, delle sue e quote, quindi quelle quote erano assolutamente, sì, restavano a disposizione, quindi probabilmente in questo momento entra anche questo concetto. Sì, allora io divido, poi chiedo anche a voi il parere, non lo chiedo ovviamente, certo, a Damiano. L'impressione mia, nell'errore delle due parti in questo dibattito, sicuramente c'è quella del presidente che innesca una polemica in un momento inopportuno, come dicevamo, sì, prima. Sì, probabilmente anche non ovviamente non voluto, perché noi sappiamo come Daniele, sì, Arigliano è genuino, così, sì, come lo vediamo, quindi non ci ha neppure pensato. Questo è il primo aspetto. Il secondo, ovviamente, torna anche a un, certo, discorso che abbiamo fatto tante altre volte qui in trasmissione, anche nel passato, sul ruolo dell'associazione Per Brindisi, che, certo, oggi, certo, più di ieri forse aveva la necessità di riscoprire e riprendere il suo ruolo originale, quello cioè di garante, controllo, di controllore, certo, e di rappresentante simbolico della tifoseria interna alla società, che si era persa per loro stessa missione, anche rispondendo, no, qualche volta alle nostre critiche, no, certo, nel passato, e che quindi forse oggi viene formalizzato ed emerge in maniera più evidente anche questa situazione così che si porta dietro un po' da tempo, e che quindi mette insieme queste due cose che forse nel momento meno opportuno vengono insieme ad andare a conflitto, anche nell'imminenza di scadenze importanti, certo, economicamente da parte della società, non ultima quella della vertenza chianese, di cui abbiamo parlato proprio col presidente in questa trasmissione mercoledì scorso, e che scadrà a metà di aprile, che è un aspetto sicuramente economicamente importante da gestire, quindi vediamo se anche questo, Davide, diciamo, potrà che è un incidere, nodo che sarebbe venuto al pettine, sì, solo, insomma, era solo questione di tempo, insomma, certo, perché comunque tutti però sapevamo, probabilmente tutti a sappiamo, bocce ferme a fine stagione con, certo, una salvezza ottenuta, probabilmente avrebbe avuto più senso e più sostanza anche da fare. Adesso poi dipenderà, probabilmente anche questi equilibri dipenderanno da come si proseguirà e come si completerà la stagione. Non so se Giancarlo è d'accordo. Sì, anche voglio aggiungere a quello che stavi dicendo tu, che noi dobbiamo assolutamente dare un valore importante a quello che è stato fatto dal presidente Arigliano, che ha riorganizzato una società che per certi periodi abbiamo visto, certo, era allo sbando. Ora, direi per sta riorganizzando, già riorganizzato un passo forte ancora. Diciamo che sta dandosi una veste organizzativa diversa. Ha un progetto, esatto, diciamo, certo. E
e quindi lo possiamo anche comprendere il suo sfogo proiettato anche al futuro, sì, sia nel caso del campionato e nella salvezza, ma anche per quelle che possono essere le pendenze che si parlava appunto del dell'allenatore e della vertenza del Vifaro. Sì. Certo che forse in questa polemica, chiamiamola polemica, in questa discussione che si è innescata, forse la per Brindisi è quella che ha una posizione più marginale, perché in ogni caso, sì, con il 5%, per quanto fosse collaborare, non è che potrebbe collaborare più di tanto. Certo. Quindi il peso che si è caricato il presidente è conscio di esserselo caricato, e il 20% di Bassi avrebbe già un significato diverso. Però, come diceva prima Cristina, sia Bassi prima che la per Brindisi attualmente hanno detto le nostre, sì, non è una sorpresa di adesso, se non, esatto, credete, certo, sono lì, esatto, e non potete accusarci di non partecipare quando noi abbiamo dichiarato che non ci siamo per il progetto futuro, sì. Quindi mi poi sembra, magari, come dicevo, sentendoci coinvolti magari poteva, esatto, anche non essere, è una critica, sì, che io faccio al presidente, è una situazione, una presa, che stiamo d'atto, verificando, sì, una presa, no? D'atto, cioè, certo, i due hanno deciso di tirarsi fuori. Sono ancora soci? Ma loro penso che non ci metterebbero niente a mettere una firma e accedere alle proprie, assolutamente, cose. Quindi poi stare lì, dovrebbero parlarsi tra di loro e stabilire questo. Però c'è un campionato, certo, giochiamolo. Ecco, io vorrei adesso un attimino tornare da Pozzessere, certo, perché è giusto non far passare in secondo piano quello che è accaduto ieri. Dicevamo, diceva prima Giancarlo, il presidente Arigliano sta provando come socio di maggioranza, ecco, così specifichiamo tutto, sta provando a dare un assetto organizzativo a questa società, e il vicepresidente Pozzessere, così come il responsabile dell'ufficio stampa Dario Stefanelli, marketing, scusatemi, scuso, no, con, no, Giorgia, scuso, Giorgia, perdonami, perdonami Giorgia, ma marketing Stefanelli, stanno lavorando su questo fronte, sì, e proprio questo voglio chiedere al vicepresidente. C'è ancora tanto da lavorare, ma in realtà, Damiano, avete un modello a cui vi ispirate, giusto? Volete raggiungere qualcosa di concreto, ma avete già tracciato un percorso da seguire. A chi vi ispirate? Qual è la società che come organizzazione vi così ispira e vi alletta, insomma? Noi abbiamo modelli in casa da poter seguire, no? Anche rifacendoci alla nostra squadra di basket cittadina, un vanto per la città. Quello è un modello a cui sicuramente noi ci ispiriamo. La loro idea di coinvolgere, con ovviamente le dovute proporzioni, una serie di aziende legate a loro che gli permettono di avere una tranquillità economica e affrontare le stagioni senza patemi, è quello a cui noi puntiamo ad un'idea di squadra che è molto più famiglia, molto più coinvolgente verso chi di fatto segue il calcio, no? Quando racconto che il Brindisi Calcio per noi è qualcosa che tutti guardano, che guardano dall'angolino del vicolo, senza avvicinarsi mai, pensando ci sia poi chissà quale riscontro negativo dietro, ma in realtà il Brindisi può dare tanto anche a chi si avvicina al Brindisi. Noi abbiamo un'idea di coinvolgimento abbastanza tipica, tutti gli sponsor che si avvicinano a noi, sia i più piccoli che i più grandi, hanno da parte nostra sempre pieno sostegno, partecipano con noi a tutte le iniziative sportive per poter anche loro stessi ricavarne qualcosa di buono dall'avvicinamento alla nostra squadra. Questo è il modello da seguire. Il modello da seguire è quello di coinvolgere innanzitutto le aziende presenti sul territorio, perché ricordiamoci sempre che Brindisi è un capoluogo di provincia, è un capoluogo di provincia importante, ed è giusto che possa comunque essere sostenuto da più fronti. Quello che spendo un attimo una parola anche per il presidente Arigliano, che è un presidente senza filtri, quindi qualche dichiarazione potrebbe essere trapelata anche sotto forma di sfogo, perché avrebbe, credo, voluto
avere più sostegno continuo da più parti. Noi come società siamo sempre stati accanto al presidente Arridiano e continueremo a farlo, continuerò a farlo personalmente con l'impegno che ho già messo, e questo ruolo mi garantirà la possibilità di poterlo continuare a fare ancora meglio, cercando di coinvolgere anche le aziende non locali che in qualche modo sono affiancate a noi, a me personalmente, alle imprese che rappresentiamo, e cercare di diventare sempre più grandi. Ecco, Damiano, parlando ovviamente di questa organizzazione, di questo coinvolgimento, questo non può che non passare dai risultati, sia dall'obiettivo salvezza sia dai risultati in campo. Le 5 vittorie consecutive hanno permesso di rigenerare anche, no, un interesse, un minimo entusiasmo necessario per il raggiungimento sportivo, ma non solo, no, anche organizzativo e di coinvolgimento. Non è un caso, no, se questi movimenti, questi nuovi sviluppi siano arrivati, no, in queste settimane. Quindi un'attenzione fondamentale è quella che deve arrivare dal campo, e domenica si torna in campo in un derby. Lo dicevamo oggi nel nostro servizio del TG, la salvezza passa dai derby pugliesi, sono 7 delle ultime 10 gare, quindi sarà un finale di stagione intenso. Adesso 2 domeniche consecutive in casa, perché c'è il turno infrasettimanale ad Altamura, e si parte da Casarano, ed è fondamentale anche nell'ottica di entusiasmo, di lavoro societario, ottenere un ottimo risultato, oltre che di classifica, ma questo è scontato. Sai, Davide, ti svelo un segreto, adesso sì, lo potrà anche confermare lui. Ha detto in conferenza stampa che la sua primissima partita che ha visto proprio nella sua vita, quando si è avvicinato al Brindisi Calcio, era proprio Brindisi Casarano, giusto Damiano? Sì, giusto, sì, 2000-2001 se non sbaglio, sì. Poi ho controllato, abbiamo anche vinto, abbiamo vinto 2-1, avevo 12 anni. È stata la mia prima partita, sì. È stato più bello quello di ritorno, con la vittoria 3-2 a Casarano all'ultimo minuto. È stata una gran bella gara. Credo la Tartara segnò da, sì, è vero, è vero, da fuori area all'ultimo cosa secondo. Cosa sei andato a ricordare? Ogni tanto ci stiamo ci facendo vuole. Vecchi anche noi. Sì. No, non mi fate dire, perché scusate, stavo sorridendo e vi spiego per quale motivo. Per l'età di possessere? No, perché aveva 12 anni nel 2000. Beato lui, sì. No, perché giorni fa ho avuto in dono un volume di quelli sul Brindisi. Sì, 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 sì. Ed è proprio il periodo in cui io ho iniziato a seguire il calcio. Sì. E quando lui ha parlato che la prima partita è stata Brindisi Casarano, io nel sfogliare questo splendido volume, e io ringrazio l'autore che me lo ha donato, sono andato a vedere che io la prima partita che ho visto è stata Brindisi Acqua Pozzillo in Serie D nel 67-68. Dio mio, ma che cos'era questo Acqua Pozzillo? Ti prego, no, spiegamelo. Ma che, vabbè, sempre Serie D, Ci sarebbe... Sempre Serie D, certo. Scusate una cosa. Ci sarebbe da dire, perché nello sfogliare le varie formazioni vi posso dire che sia nel Brindisi ma anche nelle formazioni che il Brindisi incontrava ci sono stati fior di giocatori e fior di allenatori che sono diventati da Bersellini, Seghedoni e tanti altri personaggi, ma soprattutto il fatto che quando io ho visto i tabellini, a Brindisi c'era una media di 7.000-8.000 spettatori. E c'erano, abbiamo giocato anche in Serie C con Catanzaro, Avellino, cioè tutte squadre che ora militano tranquillamente tra la Serie C e la Serie B. Vabbè. E soprattutto anche nei primi degli anni del 2000, al di là di come è andata a finire, si sono raggiunti quel numero di spettatori. E un piccolo inciso, anno per anno c'è un articoletto che lo introduce, c'è una costante, fallito, che le società avevano sempre difficoltà economiche con le amministrazioni provinciali e comunali, quindi voglio dire, non è cambiato nulla. Niente di nuovo sotto questa città, si dice. No, veramente. Fanuzzi che si lamentava, lasciava la società, non la manteneva, prima di Fanuzzi altri, il problema era sempre quello, denaro che non c'era. E il denaro allora... che non c'era invece adesso in questo progetto adesso... non si chiederà soldi alle amministrazioni, anche perché non è possibile farlo, e quindi ecco perché il progetto nuovo... Serve il vicepresidente. Giusto Damiano?
Damiano, hai, sì, hai tanta strada da fare, vicepresidente. Non puntiamo a sostegni comunali, no, non è nei nostri progetti, no. Noi cercheremo di coinvolgere aziende locali dal minimo al massimo del loro potenziale e ovviamente, come diceva l'ospite, proveremo comunque ad ottenere, non dico i 7.000 spettatori a cui era abituato in passato, ma la nostra idea è anche quella di coinvolgere finalmente le famiglie brindisine della provincia di Brindisi. Ho avuto uno spiacevole riscontro quando abbiamo iniziato ad attuare iniziative, scusatemi il gioco di parole, con gli istituti scolastici del Brindisino, cercando di coinvolgere i bimbi per il ritorno allo stadio, e purtroppo molti di questi bambini non sapevano nemmeno della nostra esistenza sportiva, quindi mi rendo conto che la ricostruzione parte anche da questo, dal coinvolgere di nuovo le famiglie, i bimbi, perché il Brindisi Calcio, come ho detto ieri, è la squadra della città, non è la nostra squadra. Le decisioni, per quanto possano essere prese autonomamente o legate ad altri aspetti, sono sempre tese a migliorare quella che è la squadra oggi e l'appeal che ha verso la città. Noi ce la mettiamo tutta per cercare di far diventare questa squadra la squadra di tutti, la squadra di prima di tutto delle famiglie brindisine. In questo Brindisi Casarano, allora? Sì. Questo Brindisi Casarano, l'aspetto tecnico, come sapete, non tra poco ci colleghiamo col mister, che è pronto col poco di voce che ci ha promesso di comunque analizzare con noi questa prossima gara. Però, come dicevamo, è un aspetto, Damiano, fondamentale, no? Sia per la classifica, ma sia anche per far fare dei passi in più a questa costruzione di progetto. Sì, ma gli ultimi risultati, come hai già detto tu, ci hanno comunque aiutato a mettere su le basi del nostro nuovo progetto e ci auguriamo che se ne possano avere di migliori per raggiungere questa salvezza che dobbiamo in tutti i modi cercare di raggiungere e iniziare davvero a programmare quello che può essere una stagione sicuramente diversa da questa, cercando davvero di raggiungere obiettivi migliori per noi, perché Brindisi sicuramente merita di più. Grazie Damiano, ti liberiamo, in bocca al lupo ovviamente per questo incarico e ci aggiorneremo ovviamente nel corso della stagione, sperando soprattutto nell'ultima parte di iniziare anche concretamente a guardare oltre a guardare alla programmazione a salvezza ottenuta. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata. Buon lavoro, ciao Damiano. Mentre grazie. Chiedo alla regia ovviamente di preparare il prossimo collegamento proprio con mister Di Costanzo, come dicevamo prima, chiedo anche di vedere in grafica la classifica, perché si è giocato domenica scorsa con la Serie D ferma, il recupero tra Nardò e Nola terminato 1-1, quindi vedete adesso il Nardò a un solo punto dal Biceglie ma con due gare da recuperare, il Biceglie invece ne ha ancora una. E con Casarano Nardò, che è stata ufficializzata, si recupererà il 6 di aprile, quindi sarà un altro tassello molto importante in ottica salvezza. Giancarlo, sicuramente alla fine gli scontri diretti, quando finiscono in parità, non possono che essere visti positivamente dagli altri che sono fermi, perché alla fine sono piccoli passi, nessuna delle due squadre fa il passo in più. Assolutamente, sono d'accordo su questa osservazione, anche perché noi nella fase iniziale del campionato siamo stati vittima di questo tipo di risultati, nel senso che dove non riuscivamo a vincere e non perdere, il nostro pareggio spesso era quasi inutile ed è per quello che questo fatto qui ci ha portato nei fondi della classifica. Nel momento in cui siamo stati bravi che a vincere 5 partite, sono stati bravi a vincere 5 partite di seguito e 7 su 8 match, è stato certamente quello il salto di qualità che si chiedeva, ma che non ha portato ad una risolutiva soluzione il campionato del Brindisi. Perché
è ora che viene il bello e il brutto, nel senso che queste ultime partite saranno fondamentali, non che le prime non lo erano, le prime certo. sono state determinanti per portarci nella situazione attuale, le prossime saranno quelle che potranno determinare la salvezza diretta, e, oppure nella peggiore, che non ci auguriamo, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe invece immediatamente farci riscendere lì da dove siamo risaliti, perché noi siamo nella zona playoff, playout. Ma non ci vogliamo abituare. Abbiamo fatto un coro. Abbiamo fatto un coro. No, perché più o meno in maniera tenda ci siamo sempre sbagliati tutti sì. su questa cosa. E quindi voglio dire, tra playout e zona retrocessione c'è veramente un nulla. E il Biceglie ha da recuperare una partita. Il Biceglie sì. deve giocare con noi in casa. E quindi avremo tanti scontri diretti con avversari che sono nella stessa nostra situazione. Vedi, Casarano mi sembra ormai si sia tirata fuori, ma già Altamura Brindisi sarà un altro match da far tremare i polsi a noi tifosi e spero non ai calciatori. E poi in casa il Gravina forse non chiede molto al campionato, ma è pur sempre un derby, sappiamo come finiscono le partite con le squadre della terra barese. Non sono le più facili da affrontare. Certo. In sottofondo ho sentito la poca voce del mister Nello Di Costanzo, che abbiamo anche visto in preview, al quale do il benvenuto e ben ritrovato in trasmissione, mister. Buonasera a tutti. Ciao, la voce c'è, la voce c'è, dai mister. Recupero. Intanto come stai? Tutto bene? Sei tornato sul campo, che so che ti è mancato un po', quindi sei riuscito a riprendere il contatto con i tuoi ragazzi, anche perché c'è una settimana bella intensa da preparare la prossima. Sì, per fortuna ho degli ottimi collaboratori che la settimana scorsa hanno lavorato con la squadra per bene. Io sono mancato qualche giorno, ho ancora un po' la voce non perfetta. Va benissimo. Per fortuna domenica non si giocava, quindi questa settimana siamo pienamente operativi e ci attendono tre partite in 7 giorni, e insomma sarà un bel banco di prova. Comunque la voce però è molto radiofonica. Sì, è vero, il timbro da radio. Ah, sì. È un po', ho comprato il latte per fare latte e miele stasera. Secondo me mister, qualche giocatore spera che non la recuperi a pieno, così li urli di meno la domenica. Sì, ma sono anche i postumi della sconfitta col Fasano quando no. a fine partita lo posso testimoniare, perché faticava già a fine partita. No, sinceramente è vero che siamo stati comunque contenti della prestazione della squadra, perché ha lottato e ha avuto delle occasioni fino agli ultimi minuti, però insomma ci sono stati anche diversi errori oltre a quello dell'arbitro in qualche occasione. Vedi il calcio di rigore che abbiamo rivisto, e onestamente proprio molto generoso, come dicevamo anche nel sì, dopo partita, ma anche i giocatori hanno commesso tanti errori, quindi i miei strilli a fine partita purtroppo hanno lasciato degli strascichi e adesso ancora non sono completamente a posto, ma per domenica siamo pronti. Mister, oggi nel nostro servizio nel TG proprio Davide sottolineava quanto la salvezza del Brindisi, la permanenza del Brindisi in questa categoria passi per i derby. Perché sottolineiamo i derby? Perché sappiamo che sono quelle gare senza una... In realtà tutte le gare non hanno un risultato scontato, ma quelle sono sicuramente delle gare da tripla, quindi nulla a dare per scontato, ma la permanenza sicuramente passa da quelli, a partire dal match con il Casarano. Sei d'accordo? Ma sì, i derby sono partite senz'altro particolari, dove tutto può succedere, però sinceramente adesso noi non pensiamo alla squadra avversaria, se è a 50 km di distanza da Brindisi o a 300 o a 600. Poi incontreremo la Casertana, non è derby, per dire, no? Siamo andati a San Giorgio, abbiamo vinto
in acqua rotonda, le abbiamo considerati tutti scontri molto importanti. Poi certo il derby c'ha un sapore particolare anche per la tifoseria. E non c'è dubbio che può essere da tripla maggiormente che altre partite, ma noi non possiamo fare queste riflessioni. Per noi ogni partita è un'occasione per fare punti e non dobbiamo perdere, come ho detto alla squadra, l'umiltà che ci ha caratterizzato nelle 5 partite che abbiamo vinto e che potremmo perdere così. Da un momento all'altro, se salissimo su un piedistallo e ci sentissimo squadra importante, perché tutti hanno parlato di noi nelle 5 vittorie di Certo. seguito, come squadra oramai da battere quasi, perché nel girone di ritorno forse eravamo insieme a qualche altra la squadra che aveva fatto più punti. Sì. Ma non, tutte queste riflessioni lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo bisogno di mantenere la nostra umiltà della squadra che deve raggiungere almeno, come nelle parole di Davide, in qualche occasione che ho apprezzato, deve raggiungere almeno il terz'ultimo posto, come un'impresa che qualche mese fa sembrava un'utopia. E poi ovviamente se raggiungiamo il terz'ultimo posto non è che poi ci fermiamo e andiamo tutti al mare in attesa dei play-out. Le partite successive saranno per noi straordinari momenti in cui possiamo fare ulteriori punti per raggiungere, che so, il quint'ultimo posto, perché terz'ultimo o quart'ultimo Sì, sapete che non cambia cambia poco, sì. niente. Nella griglia play-out, quindi il quint'ultimo posto, o addirittura una volta che raggiungessimo il quint'ultimo posto, perché no, si proverà con tutte le forze a raggiungere il sett'ultimo posto. Però io vorrei che capiste la psicologia spicciola, per carità, io non è che ho fatto che c'ho la laurea in psicologia, però vi ho detto in qualche occasione che la squadra stava talmente lontana dalla penultima posizione, insomma, per cui si è sempre detto che bisogna arrivare a mettere 2 squadre sotto, perché poi negli spareggi cioè non devono essere una delusione e li perdi pure, perché se uno pensa di arrivare sett'ultimo e poi arriva quint'ultimo, gli spareggi li affronta psicologicamente demotivato, dispiaciuto, triste, deluso perché non è arrivato sett'ultimo. E sapete che cosa succede? Perde anche gli spareggi spesso e volentieri, perché lì bisogna poi ritrovare la determinazione, il piacere, l'entusiasmo di affrontare questi spareggi. Quindi è più complicato. Io parlo da un punto di vista psicologico. Per noi deve essere un'impresa raggiungere almeno il terz'ultimo posto, così che si arriva con entusiasmo a questi spareggi e ci sono più probabilità di vincerli. Dopodiché, certo, non ci fermeremo. Ecco, questo è un po' il mio concetto delle ultime 10 partite. Mister, analizzando la classifica, che un po' si collega anche all'analisi che stavi facendo proprio adesso, grazie a Gianfranco Merillo che l'ha messa subito in grafica, diciamo prima ci sono 8 squadre in soli 5 punti, ma soprattutto si parte da la seconda retrocessione diretta alla zona salvezza diretta senza passare dai play-out. Quindi di queste 8 squadre, una retrocede diretta, poi 4 faranno i play-out e 2 si salveranno direttamente. Poi, se non ci dovessero essere stravolgimenti o coinvolgimenti di squadre che al momento sono un po' più avanti. Quindi, in questo blocco, che è comunque ampio, che mette la mira anche verso la possibilità di una salvezza diretta, ad oggi tiene coinvolto anche quel penultimo posto con Nardò che deve recuperare ancora 2 partite, che può significare anche retrocessione diretta. Quindi bisogna guardare avanti, ma bisogna guardarsi anche dietro. Certo. Assolutamente, tra l'altro il Nardò ha 2 partite da recuperare, quindi Sì. potenzialmente ha 6 punti a disposizione, non lo dobbiamo considerare penultima squadra. E poi noi dobbiamo andare anche a Nardò, che è un derby, ma soprattutto è uno scontro diretto, dico io. Quindi è tutto per possibilità.
come diceva il buon Francesco Guccini, è tutto in forse, e noi per fortuna siamo riusciti attraverso quei 5 risultati, no, risultati, quelle 5 vittorie, a rientrare in un gruppone, e adesso ogni partita ce la giocheremo con tutti, ma non dobbiamo pensare troppo in là, non dobbiamo salire su un piedistallo, come dicevo prima, e pensare che adesso siamo diventati chissà chi, ma con umiltà dobbiamo affrontare partita per partita. Poi ci sono alcune squadre che stanno sopra, adesso io non vorrei tirargli i piedi, poco potrebbero essere risucchiate, certamente. Sì, perché adesso il Lavello, sì, detto per dire, mo vince 3 partite di seguito, per carità, ma il Lavello che sta molto in alto, se ci fate caso, cioè ha in questo momento tante squadre sotto, ma in realtà il Lavello non è quella del girone d'andata che era una delle squadre favorite per vincere il campionato. Alcuni giocatori, sapete dove sono andati, tra l'altro, dico, apro una parentesi, lo sapete dove sono andati? A Casarano. Sì. Cioè il Casarano è diventato il Lavello del girone d'andata, il Lavello è diventato il Casarano, che non era la squadra degli ultimi 2-3 anni costruita, certo, per vincere, ma era ridimensionata, sì, e onestamente, se qualcuno ricorda la partita quando siamo andati lì, abbiamo fatto 0-0, noi meritavamo anche di vincere, perché di fronte avevamo una buona squadra, ma diciamo che Guardian se lo ricorda, certo. Ma che adesso è cambiata, perché ha preso i migliori, alcuni sì, bravi giocatori del Lavello, perché ha ridimensionato. Quindi il Lavello, ecco, potrebbe essere un pochino risucchiata in questa bagarre per salvarsi, che è veramente molto entusiasmante, direi. Sì, anche perché abbiamo visto, Giancarlo, così ti do la parola a te, anche se vuoi fare una domanda, un'analisi con il mister, l'abbiamo visto con il Brindisi, ma l'abbiamo visto anche con il Nola, col San Giorgio, che qualche vittoria di fila ti lancia in avanti, qualche sconfitta di fila ti porta nelle zone bassissime, e una classifica che, essendo così compatta, ti può stravolgere davvero in appena un paio di gare. San Giorgio e Rotonda sembravano fuori, sì, per diverse settimane da questa bagarre. Per prendere un esempio, al di là di queste società di detto, anche la Mariglianese. Sì. Chi pensava alla Mariglianese che si era ormai allontanata dalla zona a rischio e ora invece è stata risucchiata. E potrebbe essere anche quella una squadra. Ma io sono totalmente d'accordo, forse anche perché, come ben sapete, perché mi conoscete da tanti anni, io ho sempre dato molto valore all'aspetto psicologico nel calcio, ma nello sport in genere. Attraverso la carica psicologica e emotiva si possono raggiungere risultati eccellenti, così come a causa di quello si possono sbagliare partite quasi scontate. Ed è per questo che, per fare un parallelo a quello che diceva il mister, così come noi abbiamo avuto esperienza diretta di qualche anno fa, quando si partecipava sempre ai play-off per salire in C1, eravamo la squadra favorita a vincere il campionato, non avevamo la promozione diretta, la prendevamo con una delusione, eravamo secondi, favoriti la promozione, e abbiamo perso alla prima partita fuori. Quindi quello che ha detto il mister mi trovo assolutamente d'accordo, perché io per primo ho detto il Brindisi può tranquillamente ambire alla salvezza. Però noi da tifosi ce lo auguriamo, e se lo augurano anche i calciatori, però è giusto che il loro atteggiamento sia quello di vivere giornata per giornata. Perché? Perché le partite che andremo ad affrontare, che andranno ad affrontare loro nelle prossime 10 o 9, non so quante siano le partite, 10. Praticamente probabilmente su 10, 8 saranno scontri diretti, 7 saranno scontri diretti, e le altre rimanenti saranno con squadre che forse non hanno grossa motivazione di classifica, ma saranno ugualmente partite difficili da affrontare. Ecco perché la domanda che io vorrei fare al mister è legata anche all'aspetto psicologico. Mister, questa pausa è arrivata dopo questo bel filotto, al di là della sconfitta che ci poteva stare col Fasano, lei pensa che possa lasciare possa aver demotivato o depotenziato quella carica emotiva che è riuscita a creare in quelle 5 partite?
Ma io ritengo che questa pausa abbia potuto giovare alla squadra. Poi il riscontro ce lo darà il campo, però di fronte a 3 partite in una settimana che avremo a partire da domenica, staccare un attimo la spina per 2 giorni, domenica, lunedì, che poi peraltro la settimana scorsa la squadra si è allenata bene, alcuni giocatori hanno avuto modo di Recuperare recuperare anche da infortuni, cioè noi non dimentichiamo che abbiamo anche dei giocatori bravi, importanti, che sono stati o a lungo fermo come Bacè, o sono in questo momento fermi come Triarico, che domenica non c'era, e Triarico è un giocatore importante per noi. Quindi grazie a questa sosta dovremmo, grazie allo staff medico, riuscire almeno a recuperarlo, se non altro parzialmente, nella partita, e comunque poi anche per mercoledì, che ce n'è un'altra. Insomma, ci ha dato la possibilità di mettere un po' di benzina a quelli che stavano bene questa settimana senza la partita, e recuperare. contemporaneamente ricaricare le batterie e riatletizzare qualche giocatore che viene da infortuni, perché adesso abbiamo anche il riabilitatore, cioè colui che si occupa del recupero degli infortunati, grazie allo staff medico. Adesso è professionale. All'inizio, quando sono arrivato, sinceramente non c'era niente. Non lo dico per criticare chi mi ha preceduto, ma era, non so, era una scelta, era una condizione purtroppo da accettare, ma pian piano, grazie a questa società che si è dimostrata lungimirante, che vuole fare le cose per bene nel tempo, abbiamo messo i tasselli giusti, a partire dallo staff medico, che si è composto di fisioterapista, massaggiatore, recupero degli infortunati, il medico sociale, spesso presente, comunque presente senz'altro in tutte le partite. Voglio dire, abbiamo creato una struttura che adesso segue i giocatori. C'è anche il dottore Gresi che ha il centro, per cui chi ha bisogno di terapie di un certo tipo può andare a un centro dove stanno andando alcuni giocatori, e non curarsi allo stadio con il fisioterapista Francesco D'Aprile, che comunque anche lui ha degli strumenti per lavorare sul campo. Cioè, siamo diventati una squadra, e questa settimana la possibilità di recuperare diversi giocatori che stavano indietro o venivano da infortuni. Io credo Ora io comunque, sì. devo avere il riscontro del campo domenica prossima, ma sono convinto che queste 3 partite le faremo. Poi qualche problemino ce l'abbiamo sempre, perché qualcuno adesso c'ha la febbre, qualche ragazzo, e allora recuperi qualche infortunato, ma da un momento all'altro c'ha la febbre qualche ragazzo, qualche giocatore, qualche under soprattutto, e i problemi ci sono sempre, però li affrontiamo sempre con tranquillità, con serenità, perché si sa che non è che può essere ogni giorno Tutto domenica, positivo. tra Certo. virgolette. Ogni giorno ci può essere qualche problemino, l'affrontiamo, però io penso che questi 2 giorni di stop, di riposo, abbiano giovato. Adesso vedo i giocatori da ieri ad oggi, già li ho visti con la voglia di arrivare alla prossima settimana e affrontare le prossime 3 partite, che sanno che sono molto importanti. Siamo davvero in conclusione, ancora una volta torneremo mercoledì prossimo, un'altra puntata speciale, perché il Brindisi giocherà proprio mercoledì ad Altamura il turno infrasettimanale. Avremo quindi 2 gare da commentare, quella di domenica al Fanuzzi. Alle 15 cambia finalmente l'orario del campionato, e quindi quella mezz'ora in più che sappiamo fa tanto Per finire in di mangiare città, le per poter ovviamente vedere un pubblico anche maggiore per una gara, come dicevamo, molto importante, e poi per preparare anche la sfida della domenica successiva, il 3 di aprile, quando al Fanuzzi ci sarà il Gravina. Io ringrazio il tecnico Nello Di Costanzo per essere stato con noi, speriamo di non avergli
fatto consumare troppa voce, latte e miele in arrivo, mister, quindi buon riposo. Permettimi di ringraziare chi si occupa anche della manutenzione del campo, perché quello è un campo che è molto particolare, è un terreno, come diceva anche Cristina in una trasmissione, dove io non lo sapevo, ma sotto nella parte della, diciamo, tribuna, vicina alla tribuna, certo, ci sono i vecchi spogliatoi, insomma, sì, ma non è solo quella zona lì, è proprio in generale un terreno particolare dove una volta che si calpesta con una partita e si rovina il campo, perché è molto particolare, molto delicato il terreno, è allentato, per cui non è facile rimetterlo a posto e creare le condizioni. Poi noi abbiamo il problema che ci alleniamo su un campo che è di cemento, è un campo oramai di erba sintetica durissimo, dove si rischiano anche talvolta infortuni da sovraccarico, non ve lo dico proprio. E poi andiamo a giocare da quest'altra parte dove il terreno di gioco è completamente differente, con l'erba che è molto densa adesso, è alta e quindi è molto più morbido, dove c'è da ringraziare la ditta di manutenzione, il comune che cerca di fare il possibile, io veramente li sprono a fare sempre di più per mettere in condizioni buone il terreno di gioco e vedere una bella partita anche per la nostra tifoseria, come è successo con la Nocerina, che aveva anche piovuto il giorno prima, sì, era bello morbido, però attento, poi c'è sempre bene, bisogno di grande manutenzione, quindi ringrazio sia il comune che la ditta manutentrice per i lavori che quotidianamente effettua sul nostro terreno di gioco. Grazie ancora, ciao, mister, buona serata. Ci vediamo domenica al Fanuzzi. Io ricordo ovviamente l'appuntamento mercoledì prossimo, sempre alle 21, con Passione Brindisi. Grazie Giancarlo. Grazie a voi. Cristina, tanto ci vediamo anche mercoledì. Assolutamente sì. Buona serata.